Come mai hai deciso di prendere in mano questa edicola? Era un'occasione da non perdere, stiamo valutando se ne vale la pena un po' alla volta, adesso vediamo l'incremento giornaliero, molto lento ancora, comunque abbiamo fede. L'ozio e le buone letture non sono congeniali a Giuliano Ceccon, che all'alba dei quasi 70 anni e dopo 4 anni di pensione ha deciso di rimettersi in gioco, rilevando l'edicola di Corso Milano. Felice il signor Giuliano, felice il precedente proprietario, che 2 mesi fa ai nostri microfoni aveva raccontato come la chiusura fosse inevitabile, ma un vero peccato. Che consiglio dà al signor Giuliano? Buona volontà di lavorare tanto come me, insomma, che qua ha soddisfazioni qua, comunque, se uno lavora quale soddisfazioni arrivano. Non teme gli orari, ci racconta il signor Giuliano, che spera in buone amicizie e buoni affari. Lei non è più un ragazzo però. Lo so, però ho ancora voglia di fare, non mi basta la pensione e devo ancora lavorare. E oltretutto non riesco a stare senza fare niente. O faccio qualcos'altro, o sennò un mestiere che a me piace. Lei cosa faceva prima? Prima ancora di andare in pensione, prima di pensione facevo il cuoco. Da 4 anni cioè mia moglie ha preso un'edicola, gli do una mano così a tempo perso. Adesso ho pensato di improntarmi da solo con questa avventura. In bocca al lupo allora. La ringrazio. Speriamo che crepi.